Il centrodestra vince le elezioni, Fratelli d'Italia primo partito con il 26%, il PD non raggiunge il 20%, Movimento 5 Stelle sopra il 15%, al minimo storico l'affluenza che crolla al 63,9%. Giorgia Meloni, è il tempo della responsabilità, lavoreremo per unire la nazione, Salvini una bella giornata per l'Italia, Tajani Forza Italia il vero centro. Enrico Letta ha vinto il centrodestra, il PD prima forza di opposizione, sarà dura e intransigente, presto il congresso, il segretario non si ricandiderà. Il leader dei 5 Stelle Conte, saremo un'opposizione che esprimerà coraggio e determinazione, movimento primo partito al sud, Calenda la nostra è l'unica proposta non populista. Berlusconi torna a Palazzo Madama, Tremonti è eletto con Fratelli d'Italia, nona legislatura per Casini, fuori dal Parlamento Emma Bonino e Luigi Di Maio, in Sicilia alle regionali secondo gli exit poll vince Schifani. Dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara e l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Questo è il tempo della responsabilità, questo è il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire la responsabilità che si ha nei confronti di decine di milioni di persone, perché l'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo come non l'abbiamo tradita mai. Quindi è importante capire che se saremo chiamati a governare questa nazione, lo faremo per tutti. Ha vinto il centrodestra e sarà Giorgia Meloni a ricevere dal capo dello Stato il mandato a formare il governo. La coalizione è al 44%, ha una larga maggioranza alla Camera e i numeri rassicuranti al Senato. Fratelli d'Italia, con oltre 7 milioni di voti al Senato e al 26% circa, un grande exploit rispetto al 2018 quando era al 4,2%. Il centro-sinistra si ferma al 26%, con il PD poco sotto il 20%, leggero lo scostamento rispetto alle politiche del 2018. Il Movimento 5 Stelle, con circa il 15%, è il terzo partito, di mezza i voti rispetto al 2018, quando al Senato raggiunse il 32,2%. Il terzo polo si attesta al 7,7%, la Lega è all'8,8% sotto il dato, il 17,6% delle ultime politiche. Per Forza Italia l'8,2% era al 14,4% nel 2018. Il cartello di Verdi e Sinistra Italiana supera il 3%, poco sotto il 3% invece la soglia utile per la Camera dei Deputati più Europa, sotto l'1% i moderati e Impegno Civico. Non ci sono fra Senato e Camera, ora che è lo stesso il corpo elettorale, hanno votato per la prima volta i maggiorenni anche per Palazzo Madama, grandi cambiamenti nei numeri e nelle percentuali. Nelle prossime ore, completato il conteggio nei seggi, sarà possibile procedere all'attribuzione definitiva degli stessi. Le proiezioni di queste ore non lasciano spazio a dubbi alla Camera dei Deputati e al Senato. Qui nei pronostici era più incerta la partita, ci sono numeri sufficienti per avviare l'esperienza di governo. La soglia dei 101 senatori è superata. Ma veniamo adesso alle prime reazioni dei protagonisti, dei leader politici dei vari partiti. Nel campo del centrodestra ora le parole d'ordine sono unità e stabilità. Per Silvio Berlusconi Forza Italia si conferma decisiva per il successo del centrodestra e determinante per la formazione del prossimo governo. Antonio Tajani ha inoltre assicurato non ci saranno problemi legati alle differenti posizioni dei partiti della coalizione. Ma ascoltiamo ora alcune dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini. E dopo tanti anni c'è un governo scelto dai cittadini con una maggioranza chiara sia alla Camera che al Senato di centrodestra e quindi conto che per almeno 5 anni
si tiri dritto, senza cambiamenti, senza stravolgimenti, mettendo al centro solo le cose da fare. Ieri intorno alle 4 del mattino ho messaggiato con Giorgia, a cui faccio ovviamente i complimenti, è stata brava, lavoreremo insieme a lungo, bene. I complimenti vanno fatti anche a Forza Italia, vanno fatti anche agli amici dei moderati, perché ogni voto è servito, ripeto, a dare una maggioranza assoluta del centrodestra, sia alla Camera che al Senato. Nella coalizione di centro-sinistra, come abbiamo detto, oltre al PD supera la soglia di sbarramento del 3% l'Unione Verdi e Sinistra Italiana, mentre restano fuori dal Parlamento Più Europa e Impegno Civico. Nella conferenza stampa di questa mattina Enrico Letta ha riconosciuto la vittoria di Giorgia Meloni, parlando però di un giorno triste per l'Italia e l'Europa. Il segretario del Nazareno ha promesso un'opposizione dura e intransigente e lanciato il congresso del partito nel quale non sarà candidato. Gli italiani e le italiane hanno scelto, è stata una scelta chiara, netta, hanno scelto la destra, l'Italia avrà un governo di destra. Oggi è un giorno triste per l'Italia, per l'Europa, ci aspettano giorni duri. Noi ci siamo battuti in tutti i modi per evitare questo esito. Ci siamo battuti per i nostri valori e ci siamo battuti con un'idea di Italia del futuro. Noi faremo un'opposizione che sarà dura e sarà un'opposizione intransigente. La faremo con tutte le nostre forze. Siamo capaci di fare opposizione. L'abbiamo già fatta in passato. Nei prossimi giorni riuniremo gli organi di partito. Prenderemo le opportune decisioni per accelerare il percorso che porterà a un congresso. Assicurerò in spirito di servizio la guida del Partito Democratico nelle prossime settimane in vista di questo congresso, congresso al quale non mi ripresenterò candidato. Per quanto riguarda i 5 Stelle, il leader Giuseppe Conte ha rivendicato il primato del movimento nel Sud Italia. Saremo un'opposizione che esprimerà coraggio e determinazione, ha affermato l'ex premier. Difenderemo le nostre battaglie e le riforme attuate. Rilancia invece il polo del buon governo il fondatore di Azione, Carlo Calenda. La nostra, ha detto, è l'unica proposta non populista. Ma sentiamo alcuni passaggi delle dichiarazioni rilasciate oggi dai due leader di Movimento 5 Stelle e Terzo Polo. Si prefigura per il Movimento 5 Stelle un ruolo d'opposizione. Ebbene, vorrei rassicurare tutti i cittadini che ci hanno votato che saremo una forza di opposizione che esprimerà tantissimo coraggio, tanta determinazione e saremo sempre costantemente concentrati per realizzare il programma che abbiamo illustrato durante la campagna elettorale. Il fatto che siamo riusciti a compiere questa rimonta in un contesto che un po' universalmente ci dava veramente i margini, conferma che quando hai delle idee, dei progetti, hai passione e, se mi permettete, anche parli ai cittadini con cuore sincero, i cittadini rispondono. Quello che dovremo costruire noi è un polo del buon governo, del pragmatismo e della serietà. Con quasi l'8% dei consensi, il 7,8, partiamo da basi solide, ma quello che faremo nelle prossime settimane è avviare subito un cantiere affinché questo processo sia ancora più ampio e inclusivo, partecipato e che deve diventare un grande partito liberale, popolare e riformista in un tempo breve per dare seguito all'investimento di fiducia che molti hanno fatto. Perché quello che noi abbiamo detto al Paese è: c'è un'alternativa che non è populista. Il Paese ha consapevolmente scelto di andare avanti sulla strada del populismo.
Le nostre troupe sono al lavoro anche nella capitale per ascoltare l'opinione dei vari parlamentari eletti, contenuti che saranno approfonditi nello speciale di Alice Channel dedicato appunto alle elezioni che sarà trasmesso domani a partire dalle ore 21 su tutti i nostri canali web. Intanto ascoltiamo ai nostri microfoni per Forza Italia il capogruppo uscente Paolo Barelli e il senatore Maurizio Gasparri, per il Partito Democratico il capogruppo Deborah Serracchiani e il vice segretario Giuseppe Provenzano. Onorevole, un risultato di Forza Italia a tratti sorprendente, alcuni sondaggi specialmente negli ultimi giorni vi davano più bassi, un risultato senz'altro importante per voi, per Forza Italia, per il partito e per la coalizione. Ma possiamo dire che uccellacci del malagurio ci davano al 4%, al 5% spariti, invece siamo all'8%, rappresentiamo in maniera completa il centro della coalizione di centrodestra. Rappresentiamo quell'europeismo, rappresentiamo l'europeismo, l'atlantismo, il liberismo che è tipico del nostro DNA. Siamo il Partito Popolare Europeo, siamo l'elemento di stabilità del governo, del futuro governo, e quindi siamo soddisfatti di questa posizione, ma anche consci del lavoro molto complicato che abbiamo davanti. Che ruolo giocherete nel nuovo governo? Un ruolo di esperienza, di solidità. I tempi sono molto difficili, richiedono capacità di avere rapporti internazionali, difendere il ruolo dell'Italia in Europa, dare all'Europa un'anima per difendersi dalla concorrenza di tanti altri e anche difendersi dalle aggressioni che attualmente subiamo da parte della Russia. La priorità è organizzare l'opposizione, deve essere un'opposizione determinata, anche perché i valori in gioco sono tanti, importanti, penso per prima la Costituzione, e poi ovviamente faremo anche il congresso, che è importante e determinante, anche perché, come giustamente ha detto il segretario, dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità. Le parole del segretario esauriscono le cose che dovevamo dire, sono state parole importanti e insomma, nei prossimi giorni discuteremo insieme. In Sicilia vince il centrodestra con Renato Schifani. Le proiezioni confermano la tendenza emersa dagli exit poll. L'ex presidente del Senato si attesta intorno al 44%. Secondo è il civico Cateno De Luca, l'animatore del Movimento Sicilia Vera, ex sindaco di Messina, riesce ad eleggere anche due parlamentari. Più indietro il PD con Caterina Chinnici e il Movimento 5 Stelle con Nunzio Di Paola. Proprio in Sicilia oggi le operazioni di scrutinio sono state ostacolate dalla forte ondata di maltempo che sta interessando il nostro paese, colpendo in particolar modo il centro-sud. Critica la situazione nelle zone di Trapani ed Erice, dove a causa delle intense precipitazioni strade e piazze si sono allagate, rallentando le operazioni di spoglio sul voto regionale. Difficoltà anche a Ragusa e Palermo dopo i violenti temporali della scorsa notte, ma come abbiamo detto la perturbazione atlantica che continuerà ad imperversare sulla penisola anche nei prossimi giorni, accompagnata da un deciso calo delle temperature, ha già provocato diversi disagi in tutta Italia. In Campania oggi sono state sospese tutte le corse dei mezzi veloci per i collegamenti marittimi con Ischia e Procida. Allerta rossa in Basilicata, dove è stata interrotta la circolazione dei treni sulla tratta Eboli-Potenza. Ma vediamo ora le altre principali notizie della giornata e partiamo dai mercati finanziari. Piazza Affari maglia rosa in Europa in una mattinata volatile per i principali listini che continuano a fare i conti con i rischi di recessione. Milano si è mantenuta in territorio positivo e ha guadagnato oltre un punto percentuale sulla scia della maggior prudenza in materia di bilancio predicata dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Intanto l'euro ha aggiornato i minimi da 20 anni nei confronti del dollaro a 0,955 e lo spread è tornato sui 240 punti, mentre sul fronte dell'energia è in calo il prezzo del gas naturale attorno ai 170 euro a megawattora. Intanto
Non è confortante il quadro disegnato dall'OCSE sull'economia italiana e se dal nuovo Outlook pubblicato oggi emerge che il PIL del nostro paese chiuderà il 2022 con una crescita nettamente superiore a quella di Germania e Francia, per il prossimo anno le stime sono state riviste in forte ribasso al più 0,4%. Ma i dati più negativi riguardano l'inflazione che secondo l'OCSE in Italia si attesterà al 7,8% quest'anno e al 4,7% nel 2023, con la spesa energetica che è balzata dal 5 al 13% in un anno. I nuovi numeri sull'Italia vanno comunque inseriti in un contesto che vede l'economia globale duramente colpita dall'invasione russa dell'Ucraina. Nel secondo trimestre la crescita si è bloccata in tutto il mondo, con i prezzi dell'energia e dei beni alimentari aumentati ovunque. In particolare, se nel 2023 il PIL dell'Eurozona subirà una brusca frenata, attestandosi al più 0,3%, l'OCSE stima che un eventuale aggravarsi della crisi energetica porterebbe addirittura ad una crescita negativa vicina all'1%. E veniamo ora alle ultime notizie proprio sull'Ucraina. L'Occidente deve rispettare la Russia, ha dichiarato oggi Vladimir Putin in occasione dell'incontro con l'omologo Alexander Lukashenko, mentre nella regione del Dagestan si registrano ancora proteste e scontri con la polizia a seguito della mobilitazione militare annunciata lo scorso mercoledì. In totale sarebbero oltre 2.000 i manifestanti finora arrestati. E mentre oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che non è stata presa alcuna decisione sulla chiusura delle frontiere russe, si fanno sempre più insistenti le voci di un blocco da parte di Mosca per impedire agli uomini arruolabili l'uscita dal paese. Tutto questo mentre nelle regioni ucraine occupate dalle forze di Mosca sono ancora in corso le operazioni di voto per il referendum di annessione alla Russia. Il 93% delle schede elettorali si esprime a favore dell'adesione alla Russia nel primo giorno del referendum nella regione di Zaporizhia. L'agenzia russa TASS comincia con questo dato, riferito agli exit poll nella regione, la cronaca della terza giornata elettorale con i referendum indetti nei territori occupati, già tacciati da Kiev e dalla comunità internazionale come una farsa. I russi rivendicano un'alta affluenza alle urne al referendum fittizio nell'oblast di Lugansk, distrutta e popolata. Dicono che nelle distrutte Severodonetsk, Lysychansk e Rubizhny l'affluenza è del 41-46%, nonostante la maggior parte delle persone abbia lasciato la regione a causa dei combattimenti, ha denunciato il governatore in esilio Sergei Gaidai, ironizzando sui dati forniti dai filorussi e indicando che la percentuale di residenti che avrebbe votato confligge con lo spopolamento dovuto alla guerra. Però gli aggiornamenti sui dati sono continuati per tutto il giorno, senza ovviamente menzionare minacce e ricatti da parte di soldati russi, cui è stata sottoposta la popolazione locale, fino ad indicare un'affluenza oltre quel 50,1% di ipotetico quorum, che pure non era stato indicato in un primo momento come necessario per la validità della consultazione elettorale, come a rivendicare la validità della votazione sul piano delle regole internazionali. Non si arresta la corsa del Covid in Italia, il numero dei contagi continua a crescere. Secondo quanto emerso dal nuovo monitoraggio degli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, la progressiva risalita dell'indice RT osservata nelle ultime settimane ha portato nuovamente il valore al di sopra della soglia epidemica. Intanto, se sul fronte dei vaccini bivalenti contro le varianti del virus arriva la somministrazione su richiesta anche per tutti gli over 12, a fine mese decadranno quasi tutte le restrizioni che erano state introdotte per la pandemia. Via l'obbligo di mascherine anche su bus, metro e treni, in ospedali, ambulatori medici e RSA. La seconda scadenza invece dovrebbe arrivare il 31 ottobre, quando cesseranno anche i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nuovi vaccini aggiornati come quarta dose agli over 12 che lo richiederanno, ma tutti i bivalenti sono ugualmente efficaci e non c'è motivo di fare distinzioni tra quelli formulati contro Omicron 1 e quelli contro Omicron 4 e 5, gli ultimi approvati. Con queste indicazioni, una circolare del Ministero della Salute fa chiarezza su alcuni quesiti che le regioni avevano sollevato per proseguire la campagna vaccinale. E mentre si avvicina il 30 settembre, la data della scadenza dell'obbligo di indossare la mascherina per salire sui mezzi di trasporto e entrare in ospedali, ambulatori e RSA, i dati sull'andamento dei contagi esprimono un'inversione di tendenza con un aumento dell'incidenza, parametro chiave per l'analisi della pandemia. Riguardo alle altre restrizioni ancora in vigore, il prossimo termine concerne lo stop dei protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro che, tra le altre cose, prevedono in alcuni casi la misurazione della temperatura all'ingresso e l'uso delle mascherine al chiuso in assenza del distanziamento. Fino al 31 dicembre, invece, il Green Pass resta obbligatorio per operatori sanitari, ricoverati e visitatori negli ospedali e nelle RSA. Le autostrade A24 e A25 restano all'ANAS. Il TAR del Lazio ha interrotto il continuo passaggio di mano delle due tratte, scegliendo la stabilità in capo alla società pubblica. Nessuna sospensione dunque dell'efficacia degli atti con i quali ANAS è subentrato nella concessione dell'esercizio, con i giudici amministrativi che hanno respinto le richieste di Strada dei Parchi S.p.A. Il 7 dicembre l'udienza per valutare nel merito la complessa vicenda. Con questa notizia si chiude il TG di questa sera. Grazie per l'attenzione. Appuntamento a domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News.